Amici amanti del Dodgeball, buongiorno, ben ritrovati. È tutto pronto? Siamo pronti anche noi per assistere al match tra le Fenici e le Bologna Pitbulls RAVD. Le squadre sono pronte in campo. Ora mi dovete scusare, oggi sono un po' raffreddato, ma ciò non mi fermerà a commentare con voi tutto quello che vedremo. Tipo subito l'eliminazione. No, non è vero, scusate. Avevo visto male, quindi subito l'area Corella. Ah, invece sì, l'area Corella segno quindi su Carraro. Subito un'eliminazione per il capitano delle Fenici. Ricordiamo in maglia bianca invece il capitano Margorgiu. Due capitani molto esperti sia da una parte che dall'altra. Vediamo Crea ora che va al tiro per le Fenici. 5 contro 4, l'attacco ora però passa dalla parte delle maglie bianche. Oggi chiamerò maglie bianche in quanto il nome è molto lungo, quindi per agevolarmi le chiamerò maglie bianche. Mentre invece Fenici, nome corto, quindi posso anche evitare di abbreviare. Si difende Orgiu, intanto. Ora l'attacco per loro. Vediamo il tiro di Ferioli Orgiu. Hanno provato al centro su Damiani. Però non va. E ora l'attacco, il possesso è Fenici. Che attenzione, no, da qui l'illusione, mi sembrava catch di Ferioli, invece non è riuscita a chiuderla, quindi in svantaggio. Si trova anche Margherita Fumagalli eliminata da Crea. Un'attentissima Crea elimina anche Margherita Fumagalli. Rimangono solo Margorgiu e la rookie Pege contro ancora le Fenici al completo. Vediamo come sfrutteranno. Attenzione Orgiu che prova controtiro su Colella. Ancora il tiro delle Fenici a segno ancora una volta. No, non è vero. Sì, no, non si sa. Si sa. A segno Crea su Pege. Allora sola Orgiu in campo, attenzione che prova sulla gambina di Damiani. Attenzione perché comunque un cliente scomodo Orgiu da sola. Attenzione, questo direi terra, doppio tiro Caprara Crea. Non porta però nulla di fatto, resiste il capitano delle maglie bianche, che adesso ha anche il possesso con il maggior numero di palloni. Se non conto male, sono 5, 4, 4 perché ripartono Crea e Caprara. Ancora una volta si salva Margorgiu. Ricordiamo ancora 0-0, primo set. Orgiu adesso, ovviamente con calma, non vuole forzare la giocata in quanto comunque siamo ancora all'inizio, partita lunga. Certo che vedersi l'intera. Oh, ha provato la catch per un niente. Ah no, sì, scusate, sono cieco, da qui non ci vedo niente davvero. Catch di Margo Orgiu, scusatemi, scusatemi tantissimo. E allora attenzione, perché rientra Sara Carraro. 4 contro 2. Mamma mia quanto sono cieco. Me lo dicono che ho bisogno di occhiali e forse è vero. Mi devo arrendere a questa triste realtà. Intanto Orgiu fuori. Solo Carraro in campo. Prova Damiani. Nulla di fatto. 4 contro 1, diciamo che il registro non cambia, ovvero tante Fenici in campo e poi 1-0 Fenici. Chiuso il primo set in questo momento, inizia il secondo, le Bologna Pitbulls RAVD, ovvero le cosiddette maglia bianca, sono in questo momento in svantaggio di un set. Però ora hanno il secondo set, tutta la partita davanti per vedere di agguantare le Fenici in vantaggio per 1-0. Intanto fuori Margherita Fumagalli. L'attacco delle Fenici. Risponde Margot che però non va.
Colella Caprara Crea e Damiani. Tutto su Fumagalli, che un po' si difende, un po' schiva. Insomma, sta di fatto che rimane viva in campo. Adesso Margot, attenzione su Crea, ci prova, poi una finta, poi Fumagalli. Ma Crea riesce nel suo intento iniziale, ovvero quello di andare a recuperare il pallone che insidiosamente stava fermo lì a metà campo, a metà del suo campo. E la catch di Sara Carraro. E allora attenzione, perché rientra Fumagalli, ma intanto fuori Valentina Ferrioli. Però è 4 contro 4. Margo su Caprara, che si difende. Si difende a quanto pare, sì, perché da dietro non ho visto dove effettivamente aveva impattato il pallone. E c'è, signori, la catch di Fumagalli su Sofia Crea. Questo uno contro uno, tra virgolette, Fumagalli Crea, mi piace molto. Adesso, se non sbaglio, sono 1-1 o 2-1. Comunque Fumagalli a segno con una catch intanto su Crea, sì. E allora svantaggio per i Fenici, 3 contro 4, vanno al tiro, no, contro il tiro di Fumagalli. E adesso ancora le Fenici, col possesso, Margot si difende, non è vero, mi sembrava difesa, quindi 3 contro 3, attenzione, litiga col pallone Fumagalli, poi ci fa pace, e allora va al tiro, Caprara su Pege a segno, 3 a 2 Fenici, il numero degli uomini in campo, meglio delle donne in campo. Vediamo Damiani, Colella, Fumagalli, oddio! Che stava per mettere un piede fuori dal campo. Colella molto attenta, ne approfitta di questa disattenzione, tira e la colpisce. Quindi 3-1, rimane solo Valentina Ferrioli, che la prova, ma non va. Quindi 2-0 Fenici, che vanno adesso subito con Colella su Orgiu. Nulla di fatto. L'attacco ora è bianco, ovvero Bologna Pitbulls Ravdi. Il tiro di Carraro non va a segno. Ora possesso Fenici. Eliminata Fumagalli. Allora il tiro era doppio, Crea Colella, non so se fosse a segno, se fosse andato a segno quello di Crea, quello di Colella. Sa di fatto che Fumagalli eliminata anche Orgiu con la schivata della Giuliana. Quindi 5 contro 3. Ancora vantaggio Fenici, prova la catch Carraro, ma niente, rimangono allora solo Pege e Ferrioli contro tutta l'armata Fenici. Si difende Pege. E adesso l'attacco è per loro. Vediamo cosa si inventano Pege e Ferrioli. Intanto Caprara segno su Pege, rimane solo Ferrioli. E questo lo stavo dicendo nel primo set. Certo che quando ti trovi tutta l'armata delle Fenici di fronte, insomma, incutono un po' il loro timore, eh. Cioè, non è proprio una bella situazione. Diciamo che non vorrei trovarmi al posto di Valentina Ferrioli, che viene appunto eliminata. E quindi 3-0 per le ragazze di Velletri. Partito, attenzione, perché Colella si difende. E ok, per un soffio si stava difendendo sulla sfortunata Giuliana, ma la palla non l'ha toccata di un niente. Quindi si prosegue, tutto regolare. 5 contro 5. E c'è la catch di Ferrioli su Giuliana. Vantaggio perlomeno numerico delle ragazze in maglia bianca. Margot poi si abbassa e schiva sul doppio, sembra anche triplo tiro delle Fenici. Ora l'attacco è per loro. Orgiu Caprara, scambio di cortesie.
Si ricompattano le squadre, si organizzano per la fase di attacco. Orgio al centro. Le Fenici ora possono controllare. Controtiro, si difende Crea. Dicevo, possono controllare, vantaggio 3-0 per loro. Vediamo come gestiranno questo invece svantaggio numerico. Con Margot che si difende, la finta di Colella. Ok, ancora nulla di fatto. Tutte le giocatrici in campo, tranne Giuliano ovviamente eliminata prima. Ancora 5 contro 4, attacco Bologna Pitrus Ravdi. Fumagalli al centro, niente. E allora Colella dice alle sue dove andare. E attenzione perché va lei e poi va anche Crea. Stavo dicendo Colella, ma stavo appunto parlando di lei. Non potevano di certo tirare Colella e Colella. Orgiu e a segno. Non so se Orgiu o Ferioli. Sta di fatto che Damiani è eliminata. E allora 5 contro 3 potrebbe essere. Adesso non voglio dire nulla perché io ogni volta che apro bocca davvero porto sfortuna, indipendentemente quale sia la squadra. Quindi non dico nulla, mi godo la partita, la faccio godere anche voi. E attenzione, Crea su Pege. Tre ossi duri comunque ci sono da questa parte con Caprara, Colella, Crea. Carraro su Caprara, poi Orgiu. Poi Orgiu. Mamma mia, chirurgica su Caprara, sul piedino. Poi si difende anche, o meglio, schiva il doppio tiro. Attacco ora per loro. Tutto su Crea, che viene colpita e poi la catch di Sara Carraro. La chiudono così, chiudono il quarto set così. Eliminata Crea su un triplo tiro, catch di Carraro, 3-1, partita ovviamente riapertissima perché danno segnali di vita le Bologna Pitbulls Ravdi. Siamo, penso, manchi 2 minuti e mezzo circa alla fine del primo tempo. 3-1, iniezione di fiducia sicuramente per le Bologna Pitbulls Ravdi con questo set vinto. Vediamo se sfrutteranno l'inerzia. Intanto attacco proprio loro, però c'è Orgiu che è stata eliminata. E io, mentre dicevo le mie fantasie, mi sono perso come. Molto bene. Colella Caprara Crea. Crea su Pege. Crea su Pege. Ora l'attacco è bianco. E Ferioli a segno su Damiani. Dopo che aveva schivato il primo tiro di Fumagalli, non può niente sul tiro di Ferioli. La catch di Fumagalli. La catch di Fumagalli ai danni di Caprara. E quindi rientra Orgiu. E quindi vantaggio per loro. Attenzione, tutto su Crea, che si difende molto bene. Attacco per le Fenici, che hanno ben 5 palloni. E signori, signori, Margherita Fumagalli sale in cattedra, dice: non vi preoccupate, ci penso io. Altra catch per lei. Rientra anche l'ultima. Oh, attenzione! Un'altra catch, ma cosa sta facendo? Ma c'ha la colla al posto delle mani, cioè incredibile! Signori, non tirate Margherita Fumagalli perché. Oddio! No, no, no. Se faceva anche questa, io saltavo giù. Che lo dico sempre, ma stavolta sono seduto, quindi non so dove andavo, ma saltavo giù. Mamma mia, stava per fare anche questa su Crea. Sarebbe stata, penso, la quarta catch consecutiva su 4 tiri ricevuti. Però attenzione, perché adesso è tutto ancora in bilico. C'è solo Crea contro 3 Bologna Pitbulls Ravdi, ovvero Carraro, Orgiu, Ferioli. E ripeto, da questa parte solo Crea che adesso controlla. Va al tiro basso, il controtiro molto a tempo di Ferioli, che però non va a segno. E allora possesso ancora per Crea, che deve andare il tiro, il siluro, così a incrociare.
suo classico tiro da destra, chiudere verso sinistra. Ora l'attacco delle bianche ed è colpita, attenzione, 3-2, siamo vicinissimi a fine primo tempo. Che bellissima partita stiamo vivendo, preso una piega anche inaspettata visto come si erano messi i primi tre set, sembrava senso unico, ma le ragazze in maglia bianca hanno deciso di farci vedere un po' di spettacolo. Intanto Orge eliminata, 5 contro 4, si difende Pege su Crea, penso sia, sì, proprio così, no blocking. Allora attenzione, questo primo tempo potrebbe finire o 4-2 per le Fenice. Attenzione, Colella su Fumagalli, ingolosita da un ulteriore catch. Ha fatto comunque bene, visto che oggi sembra davvero averle nelle sue corde. Cioè oggi, in realtà sempre, però insomma. Adesso anche Carraro eliminata. Attenzione, attenzione, 5 contro 2. Le Fenice, vediamo se ci portano a casa questo set. Crea non va, poi Caprara su Pege e allora rimane solo Valentina Friuli in campo. 5 contro 1, abbiamo visto diverse volte in questo primo tempo questo scenario. Ecco allora le Fenici all'attacco e Crea a segno, 4-2 Fenici, ma restate con noi, secondo tempo tutto da vivere che inizia proprio in questo momento qui. Ora avete le maglie bianche sotto di voi, nel vostro teleschermo. Subito Fumagalli eliminata, subito in salita questo secondo tempo per il Bologna Pitbulls Rabdi, che vanno al tiro ora su Damiani, ma nulla di fatto. Ora l'attacco è Fenici, tutto su Pege a segno. Ora Orgiu, Ferioli e Carraro, schiva Giuliana, ancora le tre interpreti di prima. Controtiro di Crea su Orgiu, non vanno neanche i tiri delle bolognesi, li chiamerò bolognesi, maglia bianca bolognesi, a seconda di come mi gira. Attenzione Orgiu, oddio! Orgiu non l'ha provata e quindi viene eliminata. Ferioli Carraro a tenere in alto il nome Bologna Pitbulls Rapidi in questo momento. Anche Carraro eliminata. Allora solo Ferioli contro 4 Fenici. Vediamo se Ferioli ci farà vivere qualcosa di bello oppure no. L'attacco ancora Fenici, che vanno con Crea. Attenzione, Colella, Crea, Caprara e Damiani, lo vedete tutte quelle in campo. Tutto quasi, solo Crea tiene il pallone. E attenzione, lo sgancia adesso fulminea, proprio appena l'avversaria accenna un cambiamento di sguardo che non è il terreno di gioco, Crea prova a punirti. Adesso Colella su Ferioli, che fa buona guardia e schiva. Attenzione, sì, colpita, quindi Crea segno su Ferioli. 5-2 per le Fenici, il punteggio è 5-2. Vediamo ora l'attacco, ovviamente è per le ragazze di Velletri, che vanno al tiro con Caprara. E adesso attacco per le bolognesi, tutto su Damiani, Fumagalli, Carraro, non so chi ha segno prima, di sicuro erano due tiri molto precisi e insomma sta di fatto che uno dei due è dato a segno. Vediamo poi doppio tiro su Ferioli, non trova bersaglio però. Allora Fumagalli, Orgiu su Crea, attenzione,
Attentissima Orgiu, attentissima anche Crea, che non si fa sorprendere. 5, 4. Siluro in faccia di Colella, se non sbaglio, su Pege. Controtiro di Crea su Fumagalli, non va. Vediamo ancora Caprara su Orgiu. Schiva però quest'ultima. E adesso possesso è loro. 4 contro 4. Schiva Colella saltando. Vediamo il tiro. Oddio! Oddio! Fumagalli, poi Carraro di seconda. Quindi eliminata Caprara. E attenzione perché sono 5 contro 3. Eliminata anche Juliana. Sì, eliminata anche Juliana. Rimangono Crea Colella. Fumagalli ancora la schiaccia in seconda di Crea. Di Crea che è dall'altra parte. Di Carraro, non ci posso credere. Perché io l'ho sentito che c'è qualcuno che non l'ha vista quella di prima, loro hanno detto: non vi preoccupate, ve lo facciamo rivedere. E poi, signori, Fumagalli dice: vi faccio vedere anche questo. L'ennesima catch mia di giornata. 5-3, partita che ancora è aperta, rimane aperta perché le Bologna Pitbulls Rugby la tengono aperta nonostante le Fenici. Sono leggermente avanti e poi adesso eliminata Carraro. 5-3. Mamma mia, ma cosa abbiamo visto? Nello stesso set, due prese di seconda uguali, stesse interpreti e poi Fumagalli che la chiude così. Mamma mia. Scusate, ma sto ancora pensando al passato perché non è facile, non è facile vedere certe cose e passare subito avanti. Ma dobbiamo farlo per il bene dello spettacolo. Orgiu eliminata. 5 contro 3. Mamma mia. Sto cominciando a sudare. Crea segno su Pege. 5 ancora. Tutte e 5 le ragazze di Velletri in campo. Schierate. E all'attacco. Fumagalli eliminata, se non sbaglio, da Caprara. Penso di sì. 5 contro 1. Ferioli la prova. 6 a 3. Esattamente il doppio dei punti hanno le Fenici in questo momento rispetto alle bolognesi. Fumagalli subito si difende Crea. Poi Orgiu la finta, rimane alta Crea. E ora l'attacco è per le Fenici. Ah, oddio! Un'altra catch. Ormai non mi sorprendo neanche più. Un'altra catch di Fumagalli, penso sia la sesta. E stavolta su Colella, poi a segno Fumagalli, ma anche colpita. Allora, a segno su Damiani. E colpita, però non mi sono perso da chi. Comunque, 4 contro 3. Orgiu. Finte di Juliana. Il tiro delle Fenici su Pege, che va a segno. Sa che è andata a segno Juliana. Ristabilita parità in campo, 3 contro 3. Tutto su Juliana che schiva il tiro di Orgiu e Carraro. Ora le Fenici con Juliana su Ferioli, il pallone si alza fuori dal campo, quindi eliminata anche Valentina Ferioli. 3 contro 2. Carraro Orgiu. Orgiu su Caprara. Tensione che si taglia con un coltello. Orgiu la prova! E signori miei, anche Orgiu ci fa vedere che chiaramente nel suo repertorio esistono le catch, e come se esistono. E poi elimina anche. E allora sì, elimina anche Juliana. 3 contro 1, però quell'uno, signori miei, si chiama Sofia Crea, quindi non scontato il risultato. E Crea su Carraro che si dispera.
e rotola fuori dal campo, 2 contro 1. Però questi due qui sono Orju Fumagalli. E di là Sofia Crea, Schio Fumagalli. Bellissimo questo match, questo 2 contro 1, nomi importanti, nomi grossi. Orju Crea, attenzione, il pallone si alza e sì! Allora così, perché Crea tira, Orju si difende e Fumagalli la chiude di seconda. 6 a 4 per le Fenici, che comunque restano lì avanti. E oh, oddio! Ah no, colpita. Perché io l'ho vista inglobata quella palla da qui? Non lo so. Comunque colpita, quindi a segno Colella su Carraro. Quindi dicevo, le Fenici restano comunque avanti. 6 a 4. Mancano pochi minuti, può succedere ancora di tutto. Fucilata di Colella che non va a segno. Attacco delle bolognesi, a segno su Damiani. Sono 4 i palloni. Sì, 4 i palloni da questa parte. 2. No, non è vero, non è vero. È che con il nero delle divise proprio, e visto la mia cecità di cui dicevo prima, capirete anche voi che vedere i palloni blu non mi è facile. Dall'altra parte del campo, e poi Fumagalli con un tiro preciso, non potentissimo, pesca Ilaria Colella. E quindi 4 contro 3. Possesso bianco. Fumagalli. Poi Orju a segno. Se non sbaglio, sì, Orju su Juliana. Attenzione. 4 contro 2. L'attacco. Oddio, oddio, oddio. Oddio, due catch provate, ma due catch fallite, diciamo così. Prima Orju, che appunto la prova e non la chiude, e poi Caprara che la prova e non la chiude. E allora ancora una volta solo Sofia Crea in campo, contro però tre ragazze in maglia bianca, ovvero Ferioli, Fumagalli e Pege. Guardate Pege come riparte, bellissima l'idea, peccato per il tiro ma bellissima l'idea. 3-1, cioè 3 contro 1, la giocatrice in campo. Crea, contro tiro, non va. 3 palloni. Sì, per le ragazze in maglia bianca. Tirano tutto. Crea si difende, poi a segno su Pege. Attenzione, attenzione. Perché se succede quel che deve succedere, io mi butto giù. È un po' la hit di quest'anno. Io mi butto giù. Ferioli Fumagalli, controtiro tagliente direi di Sofia Crea, che adesso si difende, ancora vanno le due ragazze, poi va anche Crea, prova con dei tiri bassi Sofia Crea, ovviamente qua abbiamo di fronte due catcher, quindi scelta giusta. Fumagalli. Ferioli la prova. Ma il pallone gli passa vicino. Attacco ancora per Crea. E oddio! Crea su Fumagalli, attenzione. Allora Crea potrebbe, non dico nulla. Perché potrebbe anche Ferioli in realtà. Quindi ho pareggiato i conti, eh. Potrebbero, entrambi potrebbero fare cosa non si sa, lo vedremo soltanto adesso. Attenzione, attenzione, Sofia Crea, signori, il fuoco delle Fenici, 7-4, e adesso manca veramente poco, se non sbaglio, non sto tenendo il tempo, ma occhio croce mi verrebbe a dire così, 3 set sono tanti di
di vantaggio per le Fenici, che adesso vanno all'attacco su Fumagalli, che schiva. Controtiro di Crea non va, allora si possono ripattare le ragazze in maglia bianca, le bolognesi, le Bologna Pitbulls Ravdi. Orgiu, assegno su Colella. Cinque contro 4, finisce l'attacco. Tutto su tutto. Due tiri su Pege, non vanno a segno. Anche adesso no, eliminata Orgiu, scusate, stavo cercando di capire, stavo cercando di seguire. Sì, eliminata Orgiu. 4 contro 4. Oh, Giuliana segna anche su Carraro. 4 contro 3. Ancora l'attacco Fenici. Contro tiro di Fumagalli, tiro di Caprara, riparte Pege, poi Crea, poi anche Ferioli. Poi Fumagalli da casa sua con questo tiro a girare che per un soffio non trova Giuliana. Oh, niente. Damiani a segno su Fumagalli. 4 contro 2. Crea su Ferioli. Poi Pege. Ah, Crea su Ferioli a segno. Crea su Ferioli a segno. Attenzione, Pege ci prova, sopravvive e fa fuori Caprara. Pesce grosso pescato per lei. Adesso si trova da sola contro tre Fenici e si difende Damiani. Attenzione con questi tiri rapidi che ha Pege. Questo un po' fuori bersaglio. L'attacco ancora suo. Tiro un po' alto. Ripartono Crea e Damiani. 8 a 4. Allora penso che difficilmente vedremo un esito. Sì. No blocking. Sì, no blocking. Quindi sì, stavo dicendo, difficilmente vedremo un esito diverso dalle Fenici vincitrici. Quindi o 9-4 o 8-5 le Fenici si porteranno a casa questo match. Io non sono sicuro che siano blocking a questo punto. Allora, che purtroppo non ho sentito cosa hanno detto in campo. Non è un time out perché è troppo poco tempo. Ok, stavo sentendo l'arbitro. No, sì, è. Sì, è no blocking. Ho visto dal movimento della Giuliana che non ha voluto difendersi. Quindi dicevo, no blocking. Quindi le Fenici comunque si porteranno a casa questa partita, indipendentemente da questo set. Partita comunque meritata. Complimenti alle Bologna Pitbulls Ravdi, ma le Fenici hanno dimostrato di più. Quindi è giusto così. Ferioli, poi la catch, poi eliminata Fumagalli, eliminata anche Orgiu. 3 contro 3. Attacco Fenici. Ferioli eliminata, che però si porta con sé Sofia Crea. Ha trascinata giù con lei. No, non è eliminata Ferioli, quindi solo kill per lei. Pensavo fosse eliminata. E oh, Caprara segno su Carraro e Pege molto brava a cogliere il tempo giusto e andare a segno su Caprara. 2 contro 1. Colella, Pege, Ferioli. Riparte Pege, non è vero. Accenna soltanto. Colella. Poi su Pege anche. Vediamo. E la catch di Colella. La catch di Colella, attenzione. Rientra Damiani.
da questa parte Page da sola, schiva girandosi un po', poi ne schiva un terzo. Dovrebbe provare una presa al volo per... E 9-4 punteggio finale, vincono le Fenici.